La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, appendici, meditazione 4, 23° giorno, C. La Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà, una stella nuova col suo dolce scintillio chiama i magi ad adorare Gesù, l'Epifania. Eccomi di nuovo, Mamma Santa, sulle tue ginocchia materne. Il dolce bambino che stringe al seno e la tua bella rapitrice mi incatenano in modo che non posso allontanarmi da te. Ma oggi il tuo aspetto è più bello ancora. Mi sembra che il dolore della circoncisione ti ha resa più bella. Il tuo dolce sguardo guarda lontano per vedere se giungono persone a teccare, perché senti la smania che vuoi far conoscere Gesù. Io non mi sposterò dalle tue ginocchia finché anch'io ascolti le tue belle lezioni, affinché possa conoscerlo ed amarlo di più. Lezione della Regina del Cielo. Figlia carissima, tu hai ragione di dire che mi vedi più bella. Tu devi sapere che quando vidi circonciso mio figlio e sgorgare sangue dalla ferita, io amai quel sangue, quella ferita, e restai doppiamente madre. Madre del figlio mio e madre del suo sangue e del suo crudo dolore, sicché acquistai innanzi alla divinità doppio diritto di maternità, doppio diritto di grazie per me e per tutto il genere umano. Ecco perché mi vedi più bella. Figlia mia, com'è bello fare il bene, soffrire in pace per amore di colui che ci ha creati. Questo lega la divinità alla creatura e le dà tanto di grazie e di amore fino ad affogarla. Questo amore e grazie non sanno stare oziosi, ma vogliono correre, darsi a tutti per far conoscere colui che tanto ha dato. Ecco perché sentivo il bisogno di far conoscere mio figlio. Ora, figlia mia benedetta, la divinità che non sa negare nulla a chi l'ama fa sorgere sotto l'azzurro cielo una nuova stella più bella e luminosa, e con la sua luce va in cerca di adoratori per dire col suo muto scintillio a tutto il mondo: è nato colui che è venuto a salvarvi. Venite ad adorarlo ed a conoscerlo come vostro Salvatore. Ma ingratitudine umana! Fra tanti solo tre personaggi fecero attenzione e senza badare ai sacrifici si misero in via per seguire la stella. E come una stella guidava nel cammino le loro persone, così le mie preghiere, il mio amore, i miei sospiri, le mie grazie, che volevo far conoscere il celeste bambino, l'aspettato di tutti i secoli, come tante stelle scendevano nei loro cuori, illuminavano le loro menti, guidavano il loro interno in modo che si sentivano che senza conoscerlo ancora amavano colui che cercavano ed affrettavano il passo per raggiungere e vedere colui che tanto amavano. Figlia mia carissima, il mio cuore di madre gioiva per la fedeltà, corrispondenza e sacrificio di questi re magi per venire a conoscere ed adorare mio figlio. Ma non ti posso nascondere un mio segreto dolore. Fra tanti, tre appena. E nella storia dei secoli, quante volte non mi si ripete questo dolore di ingratitudine umana. Io e mio figlio non facciamo altro che far sorgere stelle, una più bella dell'altra, per chi amare, chi a conoscere il suo creatore, chi alla santità, chi a risorgere dal peccato, chi all'eroismo di un sacrificio. Vuoi sapere tu quali sono queste stelle? Un incontro doloroso è una stella, una verità che si conosce è una stella, un amore non corrisposto da altre creature è una stella, un rovescio, una pena, un disinganno è una stella, una fortuna inaspettata. Sono tante stelle che fanno luce nelle menti delle creature e che carezzandole vogliono far loro trovare il celeste infante, che spasima d'amore e intirizzito dal freddo vuole un rifugio nei loro cuori.
per farsi conoscere ed amare. Ma, ahimè, io che lo tengo nelle mie braccia, aspetto invano che le stelle mi portino le creature per deporlo nei loro cuori, e la mia maternità viene ristretta, inceppata. E mentre sono madre di Gesù mi viene impedito di far madre a tutti, perché non sono intorno a me, non cercano Gesù. Le stelle si nascondono e loro restano nelle Gerusalemme del mondo senza Gesù. Quale dolore, figlia mia, quale dolore! Ci vuole corrispondenza, fedeltà, sacrificio per seguire le stelle. E se sorge il sole della divina volontà nell'anima, quale attenzione non ci vuole? Altrimenti si resta nel buio dell'umano volere. Ora, figlia mia, i santi re magi, come entrarono in Gerusalemme, perdettero la stella, ma con tutto ciò non cessarono di cercare Gesù. Ma come giunsero fuori della città, la stella ricomparve e li condusse festosi nella grotta di Betlemme. Io li ricevetti con amore di madre, ed il caro bambino li guardò con tanto amore e maestà, facendo trasparire dalla sua piccola umanità la sua divinità. Per cui, inchinatisi, si inginocchiarono ai suoi piedi, adorando e contemplando quella celeste beltà. Lo riconobbero per vero Dio e se ne stavano rapiti, estatisi, a goderselo, tanto che il celeste bambino dovette ritirare la sua divinità nella sua umanità, altrimenti sarebbero restati lì senza potersi spostare dai suoi piedi divini. Onde, come si riebbero dal rapimento dove offrirono loro delle loro anime, l'incenso della loro credenza e adorazione, la mirra di tutto l'essere loro e di qualunque sacrificio avesse voluto, aggiunsero l'offerta ai doni esterni, simbolo dei loro atti interni, oro, incenso e mirra. Ma il mio amore di madre non era contento ancora, volli dare nelle loro braccia il dolce bambino, ed oh, con quanto amore se lo baciarono e se lo strinsero al loro petto, sentivano in loro il paradiso anticipato. Con ciò mio figlio legava tutte le nazioni gentili alla conoscenza del vero Dio e metteva a tutti in comune i beni della redenzione, il ritorno della fede a tutti i popoli. Si costituiva re dei dominanti e con le armi del suo amore, delle sue pene e delle sue lacrime, imperando su tutto, richiamava il regno della sua volontà sulla terra. Ed io, la tua mamma, volli fare da prima apostola. Li istruì, dissi loro la storia di mio figlio, il suo amore ardente, raccomandai loro che lo facessero conoscere a tutti, e preso il primo posto di madre regina di tutti gli apostoli, li benedissi e li feci benedire dal caro bambino, e felici e con lacrime ripartirono per le loro regioni. Io non li lasciai, con affetto materno li accompagnai, e per contraccambiarli li facevo sentire Gesù nei loro cuori. Come erano contenti! Tu devi sapere che allora mi sento vera madre quando vedo che mio figlio tiene il dominio, il possesso e forma la sua perenne dimora nei cuori che lo cercano ed amano. Ora una parolina a te, figlia mia. Se vuoi che ti faccia da vera madre, fammi deporre Gesù nel tuo cuore. Lo feliciterai col tuo amore, lo alimenterai col cibo della sua volontà, perché lui non prende altro cibo. Me lo vestirai con la santità delle tue opere, ed io verrò nel tuo cuore e crescerò di nuovo insieme con te il mio caro figlio, e farò a te e a lui l'ufficio di madre. Così sentirò le pure gioie della mia fecondità materna. Tu devi sapere che ciò che non incomincia da Gesù che sta dentro il cuore, ancorché siano le opere più belle all'esterno, non possono mai piacermi, perché sono vuote della vita del mio caro figlio. Allora, questo stiamo nelle appendici, fratelli e sorelle carissimi, del libro La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. Sono bellissime queste appendici perché riprendono degli episodi già affrontati e meditati durante le meditazioni, che sono, non so, mi ricordo se 30 o 31, credo 31,
tanti quanti i giorni del mese di maggio, dettate dalla Madonna, anche queste sono dettate da lei, e penso che si percepisca e si senta, perché sono raccontati dei particolari veramente del tutto straordinari. Oggi attraverso il visore di Maggi penso che abbiate già colto, adesso lo ripercorreremo, alcune suggestioni non indifferenti che ci vengono sottoposte da Dio attraverso Maria Santissima alla nostra attenzione e alla nostra meditazione. Ma numero uno, la Madonna commenta il suo essere vista più bella da Luisa dopo l'episodio della circoncisione. E lei dice: tu hai ragione che mi vedi più bella. Perché? Perché quando vedi il sangue di Gesù sgorgare dopo la circoncisione, io amai quel sangue, quella ferita, restai doppiamente madre. Madre del figlio mio e madre del suo sangue e del suo crudo dolore. E quindi acquistai doppio diritto di maternità, doppio diritto di grazia per me e per tutto il genere umano. Ecco perché mi vedi più bella. Il sangue di Gesù versato nella circoncisione, come sappiamo, era come dire una primizia, un anticipo del sangue ben più copioso e doloroso che sarebbe stato versato da Gesù nella nostra passione. Quindi la Madonna qui fa riferimento al suo essere attraverso la sua cooperazione all'opera della redenzione voluta da Dio, madre non solo di Gesù ma anche di tutto il genere umano. E ogni volta che noi accogliamo e corrispondiamo ad una grazia di Dio particolare, queste sono chiaramente grazie del tutto straordinarie che ricette la Madonna, si diventa più belli. Quindi dobbiamo fare sempre attenzione: nei monasteri gli specchi sono proibiti, noi li possiamo usare ma non per vedere se abbiamo un capello bianco o una ruga in più, ma se stiamo diventando un po' più belli, perché se non diventiamo un po' più belli soprannaturalmente, nonostante, come dice San Paolo, l'uomo esteriore si va disfacendo, vuol dire che non stiamo corrispondendo alle grazie. Il messaggio fondamentale di questa meditazione è proprio la corrispondenza alle grazie. E guardate il commento della Madonna, queste sono parole veramente da... Com'è bello fare il bene. Ci abbiamo soltanto una vita e ci abbiamo non troppo tempo a disposizione. Quando impareremo a spendere tutto quanto il nostro tempo solo per fare il bene, senza proprio per perdere tempo appresso al fare le cose che non sono buone, avremo veramente svoltato alla grande. E soffrire in pace per amore di colui che ci ha creati. Quindi tutto il segreto della nostra felicità consiste nel essere prodighi nel fare il bene, e quando arrivano le croci che il nostro Signore ci manda, soffrirle in pace con l'amore. Commento di Maria: questo lega la divinità alla creatura e le dà tanto di grazia e di amore fino ad affogarla. La Madonna parla per esperienza personale, diretta. Bellissima l'immagine dell'affogare, no? Uno quando affoga vuol dire che sta proprio immerso completamente nell'acqua e affoga, non respira più. Le grazie che Dio ci ha in serbo non soltanto per Maria Santissima, questo dobbiamo mettere bene, ce l'ha in serbo anche per te e anche per me, sono tali che se ci mettiamo in condizione di riceverle tutte, affogheremo tutti i giorni della nostra vita, come dice il Benedictus, non un giorno sì e un giorno no. Bellissima meditazione dell'altra mattina, ogni tanto Gesù fa ridere, no? Dice: anche i santi avevano la volontà divina dimezzata, un po' divina, un po' umana, anche i grandi santi. Ecco, ma non dovrebbe essere così. Poi, secondo punto, step ulteriore, la stella cometa. Il percorso dei Magi, questa è, diciamo, questa meditazione è un po' un appendice, un sviluppo ulteriore della meditazione sulla meditazione dei Magi, no? Questi se ne sono accorti e sono partiti per ignota destinazione sulla base di appena alcune intuizioni, diciamo, avute e unite con la loro scienza, no? Hanno fatto attenzione, dice Maria,
In Gratitudine Umana, fra tanti, solo tre personaggi fecero attenzione. Questo è un grande problema, questo qui, il grande problema del genere umano, non fare attenzione. Poi la Madonna, bellissimo, adesso lo vedremo, ce lo gustiamo piano piano, dice che cos'è la stella? Non pensiamo, insomma, che adesso Gesù non nasce più nella cabana di Betlemme, quindi non ci sono più stelle comete nel cielo, ma ci sono le stelle che Dio suscita per portarti da Lui. Quali sono? Avete visto che discorso che ha fatto la Madonna, adesso lo riprendiamo, spettacolare, no? E della capacità di leggere la Sacra Scrittura e di applicarla, e leggerla in maniera esistenziale, capire cosa c'è nascosto dietro i segni divini, no? Però la prima considerazione è la stella. Quella stella era un astro oggettivo, nascente nel cielo e visibile a tutti, ma solo tre ci hanno fatto attenzione. E si sono messi in cammino, questo è proprio un commento fedele al Vangelo, seguendo la stella e senza badare ai sacrifici. Quindi la stella, come la Madonna poi ci spiegherà, è tutto ciò che viene da Dio per portarci verso di Lui, per portarci verso il Redentore. Noi pensiamo a quanti sacrifici fanno gli esseri umani per seguire le loro... Pensate, uno che ha una passione per uno sport, una persona sposata che gli piace uno sport, gli piace giocare a tennis, giocare a pallone, gioca a tennis o a pallone due volte alla settimana. È un problema quando sei sposato, c'hai figli, c'hai lavoro, eccetera. Cioè devi ricavare quel tempo, capito? Ma stare tranquilli che se uno c'ha la passione, quel tempo se lo ricava, d'accordo? A prezzo di qualunque sacrificio e anche di qualche litigata con la moglie, se la moglie è pronta, insomma, fate tranquilli. Quindi quando qualche cosa è importante nel nostro cuore, noi il modo per curarla lo troviamo. Tante volte l'ho detto, insomma, dopo diventa pure noioso, no? Non è vero che non ci abbiamo tempo, non ci abbiamo voglia quando non ci va di stare appresso alle cose di nostro Signore, perché il tempo, se uno vuole, si trova, e non si trova soltanto quando uno ha tanto tempo a disposizione, ma anche quando uno di tempo ce n'ha poco, se vuole il tempo lo trova. E cosa dice la Madonna? Dice che ha accompagnato il cammino dei magi con la sua preghiera, come una stella guidava nel cammino le loro persone. Le mie preghiere, il mio amore, i miei sospiri, le mie grazie, che volevo far conoscere il celeste bambino, perché prima ha detto che l'amore a Gesù non fa mai stare oziosi, perché genera il desiderio di condividerlo con gli altri. Dice, come tante stelle scendevano nei loro cuori tutti questi atti che faceva la Madonna, e illuminavano le menti, guidavano il loro interno in modo che sentivano, anche senza conoscerlo ancora, di amare colui che cercavano, e quindi acceleravano i passi per arrivare presto a vedere colui che tanto amavano. Quindi cosa hanno fatto i magi? E cosa è quello che dobbiamo fare noi? Guardate che noi, la salvezza è un dono che si riceve dal Signore, quindi è Lui che fa quasi tutto. Da parte nostra però spetta qualcosa. E il mio cuore gioiva per la fedeltà, corrispondenza e sacrificio di questi magi. Ricevuto qualcosa, devi corrispondere. I magi hanno visto, hanno pensato, sono messi in cammino, basta. Poi tutto quanto il resto è il nostro Signore. Ma quello bisogna farlo. Costava sacrificio. Tante volte durante le omelie dell'Epifania ho detto che a quei tempi non è come oggi, prendi l'aereo comodamente seduto e te ne arrivi, cioè fare un viaggio per quella gente lì, insomma, sui dromedari, sui cammelli, sulle cose, insomma, farsi qualche migliaio di chilometri, insomma, adesso non lo so, dalla zona dell'Iraq e dell'Iran per arrivare a Betlemme, ma insomma non è che sono due passi, non è che sta dietro l'angolo, insomma, no? Ecco, con tutto ciò che comporta. E sappiamo come è andata a finire la storia dei magi, poi la Madonna ce lo spiega. Ma qui lei racconta il suo segreto dolore, fra tanti tre appena.
I numeri, quando uno segue il nostro Signore Gesù Cristo, se segue i numeri, e oggi i numeri, capite? Pensate sui social, no? Uno mette un video, visualizzazioni, 200.000 visualizzazioni, il video è andato bene. Siamo sicuri? Punto interrogativo, perché i numeri che stanno presso al nostro Signore non sono mai numeri significativi, parlo da parroco, sono, quindi sono sempre numeri esigui, ma non fa niente. Certo, è un dolore perché molti purtroppo si perdono il tutto, non ne sono consapevoli, ma bisogna lavorare per i pochi numeri, non fa niente, insomma. Tante volte vi ho raccontato che San José María Escrivá, io nel periodo insomma in cui ho un po' frequentato un pochino di sacerdoti dell'Opus Dei, mi hanno raccontato queste cose qui, una volta organizzò un corso di esercizi spirituali per sacerdoti, c'era, è venuto un solo sacerdote e lui ha fatto gli esercizi spirituali come se fossero stati 100, senza nessun tipo di differenza, per un sacerdote, uno, una settimana predicata, tutti i giorni. Queste sono le cose che accadono, ecco. No, non credo che voi diventerete preti o cose di questo tipo, quando io fossi insomma, un formatore di seminari direi state attenti, perché se no uno va subito incontro, cioè, vale, non ti si viene nessuno, la chiesa non ti si riempie, è vuota, va in depressione e nasce il sacerdozio, non ci diventa prete per niente, lo lascia proprio perdere prima del tempo, perché cioè, devi abituarti a fare i conti con numeri esigui. Oggi poi sono ancora più esigui rispetto alla media, quindi punto. E ciò nonostante, e qui c'è la digressione di Maria sulle stelle, adesso le vediamo, dice: io e mio figlio non facciamo fare altro che far sorgere stelle, una più bella dell'altra, per chiamare cosa? Chi ha conoscere il suo creatore, chi ha la santità. Ci sono chiamate differenti a secondo di come uno si trova, no? Conoscere il suo creatore è una persona che chiaramente sta lontana ancora da Dio. Alla santità viene chiamata una persona che già si è avvicinata, non è che è un pagano peccatore, come dice San Paolo, lo chiama e diventa santo così, dall'oggi al domani, no? Chi a risorgere dal peccato, chi all'eroismo di un sacrificio, sono le anime buone, se un'anima è buona e cammina bene, sicuramente il nostro Signore ti farà sorgere qualche stella che ti chiederà qualche sacrificio significativo. Quindi il nostro cuore, se noi ci facciamo attenzione, che il segreto è farsi attenti. Io vi raccomando, guardate che il nostro Signore queste stelle fa sorgere sul sé, tutti i giorni ci sorgono nel nostro cuore. Io vi parlo per esperienza, insomma, perché so la differenza che c'è tra il non farsi attenti, quindi non essere attenti, quindi trascorrere tante cose perché non ci fa caso, è una stupidaggine che mi è frullata per la testa adesso, non è niente. E invece quando uno dice fammi assecondare sto bel pensiero che mi è venuto, queste sono le stelle, perché sono questi i modi con cui il Signore ci chiama e non sono altri. Allora, vuoi sapere quali sono queste stelle? Un incontro doloroso è una stella, incontro doloroso, cioè con una persona che ti fa soffrire, è una stella. No, la vediamo così generalmente, perché le persone che ci fanno soffrire, se dipendesse da noi, preferiremmo non averle mai incontrate, ma è una stella, cioè uno strumento che ti porta al Signore. Una verità che si conosce, leggi un libro, ascolti una predica, ti senti un discorso, una catechesi, dici, mamma mia, e ne sapere una cosa che prima non conoscevi, è una stella. Un amore non corrisposto da altre creature è una stella, cioè i nostri legami, i nostri attaccamenti, la nostra tendenza a cercare la gratificazione delle creature, eccetera eccetera, proprio una persona da cui ti aspetteresti chissà che cosa, non ti corrisponde, non ti si vira proprio. Tu stai male, oh, ma povero me, che disgraziato, non vuole bene nessuno, eccetera, eccetera. Quella è una stella, è un modo che il Signore ti sta chiamando. Dice la Madonna, questo che lo dico io, eh. Un rovescio,
un rovescio, perdi il lavoro, ti arriva una disgrazia, capita una disgrazia, una pena, un disinganno, una fortuna inaspettata, sono pure le cose buone, quindi in realtà sono tante stelle, Dio ci manda le stelle a seconda di quello che abbiamo bisogno adesso, perché se tu adesso c'è bisogno di un rovescio, Dio lo sa e ti manda un rovescio. Se c'è bisogno di una fortuna inaspettata, tutti vorremmo avere una fortuna inaspettata, ma se c'hai bisogno di una fortuna inaspettata, Dio ti manda una fortuna inaspettata, ma se c'hai bisogno di un rovescio, Dio ti manda un rovescio. Sono tante stelle, tutte queste cose, dice Maria, che fanno luce nelle menti e che, carezzandole, vogliono far loro trovare il celeste infante, che spasima d'amore e intirizzito dal freddo, vuole un rifugio nei loro cuori per farsi conoscere da madre. Se tu non corrispondi a queste stelle, tu li perdi l'esperienza della conoscenza dell'amore di Dio. Non è uno scherzo questo qui. Che succede? Perché nei libri di cielo si legge che quando viviamo di volontà umana ci condanniamo alle sofferenze più brutte e che non servono a niente, sono sterili, non sono come la croce di nostro, perché la croce di Gesù ha sofferto tanto, ma quella è una sofferenza feconda, perché è conforme alla volontà di Dio. Le sofferenze che noi ci diamo per la nostra volontà umana sono più gravi e non servono a niente. T'arriva un rovescio, cominci a bestemmiare, lamentarti, impregare, stare intristito, depresso, aspettando che finisce. Magari risolto. Stai male, pecchi, fai un sacco di macelli e non ti prendi le grazie. Cioè, capito? Cambia, questa è la conversione. Guarda le cose da un altro punto di vista. Se tu agisci così, cioè con volontà umana, soffri tantissimo perché stai male per quella cosa lì. Non gli dai un senso. E quali frutti ne ricavi? Nessuno. Esci da quella situazione peggio di prima. Io prego sempre lo Spirito Santo, perché ogni tanto quando pregando mi accorgo di queste cose, ma veramente ci sta proprio da piangere, ci sta. Sono tragedie queste cose qui, cioè io le percepisco così, gli uomini campano tutti così, campano, quasi tutti, tutti no, ma quasi tutti. Quindi capiamolo, tu invece, il rovescio, certamente soffri, ma lo accolgo, ti lasci mettere in crisi, ti lasci lavorare, ti lasci scardinare, vedrai che succede quella cosa lì. Questo significa soffrire nella volontà di Dio. E cosa succederà? Sicuramente tu andrai in braccio a Gesù bambino, che si farà conoscere e amare. Di conoscenze di amore personali. L'altro giorno ho fatto un tweet su Twitter, quello è proprio pensato, non è una citazione, perché era proprio un'espressione. Dico, ma io mi chiedo, dico, ma quanti tra i figli di Dio conoscono Dio personalmente nella preghiera? Quanti fatta la comunione sono capaci di... Oggi abbiamo fatto, cioè, io dico sempre, un quarto d'ora è proprio il minimo indispensabile. Ma noi ricordiamo sempre che la Madonna, per chi ci crede, a Medjugorje, sulla messa c'è il numero 3, che è un numero sacro, prima, durante e dopo. Sapete che la Madonna è vergine prima, durante e dopo il parto, no? C'è la messa. Che succede prima della messa e che succede dopo? Un'ora di preparazione e un'ora di ringraziamento. Prima e un'ora di messa. Prima, sei con calma, quindi va. La messa è lunga. Prima, durante e dopo. È chiaro che non sempre è possibile. Ti capita un giorno come martedì scorso, c'è l'incontro sul Vangelo, c'è dopo la messa. Allora, si può, a parte che l'incontro del Vangelo non è che uno si va in discoteca, no? Quindi è un continuare l'amicizia con il Signore, no? Però è diverso dello stare un attimo, un quarto d'ora, perché uno deve cominciare dal poco se vuole arrivare al molto, ma un quarto d'ora te lo devi prendere. In quante chiese, in quante parrocchie, anche la domenica,
cioè la gente arriva all'ultimo secondo, oppure arriva 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, cioè non è, si tratta di fare una condanna, un giudizio, da fare le cose tipiche da parroco che fa le prediche, che rimprovera, eccetera, eccetera, ma tu capisci, no? Cioè, ti perdi un sacco di cose belle, perché se fai così non vivrai sicuramente tutte quante le cose belle, tutti quanti i frutti e le grazie che il Signore ti dà alla Santa Messa. Non è possibile, cioè non si può passare, come dire, dal disordine, dal caos, che addirittura già cominciato. Non è possibile, cioè la nostra natura umana non è capace di fare queste cose, capite? Abbiamo dei tempi, io li chiamo le camere iperbariche, cioè tu puoi passare dal boom, capito? Di colpo, dovresti essere come Dio, con un atto di volontà sei capace di azzerare tutto e di aprire un capitolo differente, ma noi non siamo fatti così, noi siamo esseri umani. Quindi le grazie proprio sprecate in continuazione, tutte le chance che ci abbiamo, queste sono tutte quante figlie della nostra volontà umana. Dice, io mio figlio lo tengo nelle braccia, ci sono delle bellissime immagini di Maria Santissima, e tanti sono molto devoti, no? Gli piacciono le Madonne col bambino in braccio, perché la Madonna col bambino in braccio sta nell'atto proprio di dartelo, quindi è proprio espressione di una funzione fondamentale di Maria, perché Maria esiste per darci Gesù, no? Dice, ma io aspetto in vano che le stelle mi portino le creature, mi rimango con questo bambino che sta in braccio solo per me, non so a chi darlo, perché nessuno se lo viene a prendere. Dice, aspetto in vano che le stelle mi portino le creature per deporlo nei loro cuori, e la mia maternità viene ristretta, inceppata. E mentre sono madre di Gesù, mi viene impedito di fare madre a tutti, perché non sono intorno a me, non cercano Gesù, non gliene porta niente, e non assecondano le delicate sollecitazioni delle stelle. Guardate che Dio fa così, non ci sono altri modi. Mi ricordo quando ero giovane, dicevo sempre al Signore, perché non capivo niente, no? Perché forse è un pensiero che a molti capite, no, ma tu Signore mio, ma cioè, qui ci va di mezzo la nostra salvezza, ma tu mi devi costringere, cioè non mi puoi lasciare che io sono abbandonato a me stesso, che combino un sacco di guai, tu mi devi costringere. Che fai? Cioè, se Dio c'è una cosa che Dio sicuramente non fa, e non lo farà mai secondo me, ma secondo me lo dico per dovere, ma credo che sia proprio così, è costringere. Questo Dio non lo fa, non ti costringe, perché la costrizione è proprio contraria assolutamente alla dignità della persona, alla logica dell'amore. Cioè, una persona che ci fa una violenza anche per farci fare una cosa buona non ci rispetta, e Dio questo non lo farà mai. Sappiamo bene che l'esito ultimo di questo è la dannazione, cioè si rischia anche la dannazione pur di non violare questo principio. Le stelle, dice la Madonna, si nascondono, e gli uomini restano bellissima questa immagine, nella Gerusalemme del mondo, senza Gesù. Quale dolore, figlia mia, quale dolore! La Madonna soffre per noi, ma chi soffre di più siamo noi. E chiude, ci vuole corrispondenza, fedeltà e sacrificio. Queste sono le tre parole magiche di Maggi, no? Corrispondenza alla grazia, fedeltà, ho deciso di fare una cosa e la porto avanti, sacrificio, mi costa fatica, fa niente, mi costa sofferenza, non fa niente. Ci vuole corrispondenza, fedeltà e sacrificio per seguire la stella. Poi, se sorge il sole della divina volontà nell'anima, quale attenzione non ci vuole? Vivere nella divina volontà richiede grandissima attenzione, questo lo sappiamo, perché la divina volontà è un ciclone continuo, non si ferma mai, d'accordo? Cioè è atto puro, diceva San Tommaso, atto puro significa che secondo la nostra mentalità è spazio-temporale, sta producendo in continuazione, sollecitazioni, cose, grazie, è un continuo, è un motore ininterrotto, quindi cioè, se tu gli stai appresso, cioè, te ne va al manicomio, perché è un continuo, sto parlando in senso buono, speriamo che non si offende, ma è così, E se tu non hai questa attenzione che la acquisisci piano piano,
Che succede? Resti nel buio dell'umano volere, nel buio. È peggio per noi. Certo, è peggio per noi, ma capite, no? Anche le sofferenze, cioè, il peccato offende Dio. Perché? Perché noi immaginiamo, se noi avessimo chi di voi è madre o padre, un figlio, che tu sai che se solo lo volesse ci avrebbe miliardi a disposizione perché tu glieli vuoi dare, e questo non te calcola la parola, non te parla, anzi ha detto io me ne vado, non voglio più niente a che fa con te, non voglio niente. E tu stai pensando la mattina, ma che stai scemo questo qui? Cioè, ma perché deve campare così? Io ho un miliardo di cose, ma perché ti vengono le notizie, dici ma questo è uno straccione, questo sta in giro, verso il lavoro, non sa che mangiasse, eccetera, eccetera, e non ti vuole vedere. Per quanto possibile dobbiamo immaginarci un pochino questa cosa, no? E questo è il messaggio proprio fondamentale di oggi. I magi, conclude il brano, hanno fatto la cosa giusta, come si dice, hanno fatto quello che dovevano fare e hanno vissuto poi nell'esperienza di Betlemme quello che hanno vissuto, insomma, manifestazioni straordinarie della divinità, dice, rapiti in estasi, dice, se a un certo punto il nostro Signore non ritirava la divinità sarebbero rimasti lì fino alla giurisdizione universale, insomma, no? Ecco, e quando il Signore ci dà qualche grazia particolare, questo lo dicono anche i maestri di spirito, è sempre temporanea, non dura tutta la giornata, perché se no tu non ti muovi tutti tu 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, seconda, ma è sempre temporale, perché sempre dopo, se lo facciamo come San Pietro sul Monte della Trasfigurazione, ci facciamo tre tende, buonanotte, no? No, ecco, però queste cose, quando una persona comincia a seguire i voleri divini, sono vissute, sono assolutamente, non è possibile che non ci siano, no? Diceva Sant'Ignazio di Loyola negli esercizi spirituali che esiste la consolazione ed esiste la desolazione spirituale, l'ho ripassata nei giorni scorsi. La consolazione sono proprio il senso della presenza inconfondibile che Dio ti dà e che ti fa percepire quando ti senti pieno di gioia, quando ti senti pieno d'amore, consolato, lacrime d'amore, e trasporti nella preghiera. Queste bisogna averle vissute, queste cose qui. Non è possibile, certo. Allora, il nostro Signore non è che è sempre Pasqua, è pure Natale, è pure Santo Stefano, è pure giovedì e venerdì santo, no? Però è impossibile, a meno che non ci siano delle grandi prove, alcuni grandi santi le hanno vissute, ma sono cose, cioè sono gesti che il nostro Signore chiede, estremi, a persone che stanno già molto avanti nella perfezione, come ultime purificazioni grandi delle loro anime. Non è possibile che tu stai sempre a zero, perché se stai sempre a zero la volontà divina non c'è, sta, le stelle non le stai seguendo, non le stai secondando le grazie del Signore. Quindi ripeto, questo non è un giudizio, però è un criterio di discernimento della nostra situazione interiore. Non è possibile, non sono cose, dici, ma se adesso mi metto a pregare e sento il Signore, questa è roba da santi. No, questa è roba da battezzati normali, non è roba da santi. Non si è santi per queste cose, si è santi se si praticano le virtù in grado eroiche, eroico. Ma il nostro Signore desidera comunicarsi alla sua creatura, e certo che lo fa nella misura in cui la creatura si apre, e certamente proporzionatamente al grado di perfezione che la creatura ha raggiunto. Quindi questo vuol dire sia nella qualità che nella quantità, temporalità delle comunicazioni si adatta alla condizione soggettiva della creatura. Ma se una persona sta a zero, non si sta mettendo in condizioni di ricevere queste cose. Quindi sta vivendo fuori e sta sicuramente spegnendo una montagna di stelle che il nostro Signore dalla mattina alla sera gli accende nella vita. Questo è sicuro, 100%, eh? E questo vale per tutti, non soltanto per noi che siamo vicini, anche per le persone che non vanno mai a messa, che stanno lontano. Non è che quelle sono bestie rare, che il nostro Signore si è dimenticato di loro. No, con quelle dalla mattina alla sera sta accendere stelle, 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 e quelle in continuazione stanno a spegne, 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 spegne. C'è questo dramma, che è poi il dramma della salvezza, no? Ecco,
Chiediamo alla Madonna, ecco, siamo al termine di questa meditazione, che ci dia le grazie di prenderle tutte le luci accese, ecco, perché ogni grazia persa è un problema. Lo sapete che c'è in teologia la distinzione tra peccato e imperfezione, teologia morale. Il peccato, se è mortale, ti fa perdere la grazia di Dio, se è veniale ti fa... Vi ricordate quando eravamo piccolini, stavano quei videogiochi che se toccavi una cosa rosso ti scendeva il carburante, no? Allora, il peccato veniale fa scendere il carburante, quel peccato mortale, boom, sei morto. Con l'imperfezione, se tu c'hai il carburante, hai visto poi nei giochini, c'erano in alcuni giochini, c'erano le cosette, i serbatoi della benzina, che se tu li prendevi ti aumentava il livello di vita. Pensa che esempio come sta venendo in testa adesso che il nostro Signore stava dicendo, ma dice, ma che stai a dire? Però è così, se tu commetti un'imperfezione non prendi il serbatoio, quindi non ti aumenta la grazia, quindi se tu ti lasci spegni una stella è una grazia in meno, una grazia in meno non è, vabbè, non è un peccato, che ce fa? Oppure la gente che dice, un peccato veniale, non mi devo manco confessare, che ce fa? No, col peccato veniale è diminuita, con l'imperfezione non aumenta. Non è che sei così sciocco che devi sapere, fa boom, c'è paura soltanto del peccato mortale. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché la santità consiste che le stelle te le prendi tutte, noi non dobbiamo farcene scappare manco una. Ma non perché uno vuole fare il perfezionista, che c'ha la mania, che deve essere assolutamente perfetto, cioè, perché che uno c'è sciocco, insomma, perché uno deve campare peggio quando potrebbe campare meglio? Non c'è nessuna prescrizione medica che ci ordini di campare peggio. Nostro Signore vuole che campiamo bene, benissimo, purché ci prendiamo i regali che Lui ci fa.